Senatore Nencini, l'Europa ancora una volta ci lascia però da soli di fronte a questa emergenza, perché come dicevamo prima con Rubei, anche l'ultimo vertice che c'è stato, Francia-Germania, come dire, ha sancito una chiusura nei confronti di questa redistribuzione degli immigrati. Una delle ragioni per le quali i due vincitori elettorali del 4 marzo avrebbero dovuto accelerare la formazione di un governo è anche questa, perché si tiene tra un mese e mezzo un importante vertice europeo e all'ordine del giorno vi è anche la revisione degli accordi di Dublino, quelli firmati dal governo Berlusconi, ministro degli interni Maroni, già presidente della regione Lombardia, leghista. Lì dovrebbe esserci l'inizio della discussione per la modifica di quegli accordi. E quindi insomma, una buona ragione per accelerare, perché se non modifichi gli accordi di Dublino non tocchi il punto alto, che è un punto che, diciamolo in chiaro, penalizza nettamente l'Italia rispetto ad altri paesi. Dobbiamo spiegare per chi ci ascolta che Dublino sì, che cosa significa? Significa che il migrante che atterra, tra virgolette, mette il piede a terra su, diciamo così, un territorio di uno Stato, in quel momento è, diciamo, tra virgolette, viene gestito necessariamente da quello Stato. L'assumo come consulente personale. No, lo dico perché noi magari diamo per scontate tante cose, poi chi ci segue da casa, cerco di semplificare per chi ci ascolta, anche perché di prima mattina di sabato non tutti siamo lucidi, cerchiamo di dare una mano. È la traduzione perfetta, non avrei saputo dirlo. E quindi meglio. È evidente che data la nostra posizione nel Mediterraneo e le coste che abbiamo, è evidente che la maggior parte dei migranti arrivano sulle nostre coste e non necessariamente devono essere tutti un problema italiano. Non c'è dubbio, aggiungerei altri due fattori. I numeri sono numeri, l'aritmetica è un dato oggettivo, non, diciamo che è difficile manipolarla. Che ci sia con l'attuale governo, con l'attuale ministro degli interni, un numero di arrivi in Italia decisamente circoscritto è un fatto, basta leggere i numeri che non sono contestabili. Due cose però andrebbero fatte ulteriormente. La prima, non c'è dubbio, vanno accelerati e garantiti i rimpatri di chi non è nella condizione, non è un profugo, di poter restare fra di noi. Secondo, chi vive in Italia deve vivere secondo la norma prevista dalla Costituzione e i valori fondamentali cui l'Italia si ispira. Per cui se vivi qui non c'è matrimonio coatto, non c'è tribunale della Sharia, non c'è infibulazione, pare siano 30.000 le bambine infibulate in Italia, non nel mondo, non si può fare. Se lo vuoi fare non puoi vivere in Italia.